Ebbene sì, ho preso un nuovo studio. Ma quali sono i pro e i contro di questa scelta? Beh, lo scopriremo nel video di oggi. Un nuovo studio, quindi pro e contro. Per chi mi segue da un po' non è una novità. Tra l'altro, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi per non perdere nessun prossimo video che verrà caricato, ma seguitemi anche su tutti i social, perché lì pubblicherò, e pubblico, lo sto già facendo, cose inedite che sono apposta per chi mi segue, tipo su Instagram, Facebook, non lo uso mai da... Andiamo avanti con il video. Allora, di sicuro sono mega gasato. Certo, in questo ultimo video ho detto che ero molto spaventato, ma è normale perché è un nuovo passo, è un salto gigante, ci sta che esista anche la paura. Però nel complesso, ovviamente, l'entusiasmo a mille, ovviamente, perché già solo per il fatto di essere qua dentro nascono ogni secondo nuovi progetti, robe, idee fighissime, quindi di sicuro quello c'è, è vero. Però bisogna ammettere che avere uno spazio fisico, soprattutto in questo periodo, comporta anche dei contro. E quindi oggi insieme a voi voglio fare il resoconto. Voglio fare il recap per capire, cioè in realtà io lo so già, ovviamente lo so già, però anche solo per divertirci, per capire quali sono veramente le cose positive, quelle negative che bisogna valutare nel momento in cui si vuole fare una scelta del genere. Quindi iniziamo. La prima categoria che mi sento di affrontare con voi è sicuramente l'ambito lavorativo, perché questo studio ovviamente è stato preso principalmente per lavoro. Quindi, in ambito lavorativo, conviene davvero avere uno studio? Prendo il telefono in modo da segnarmi anche io con voi quale sarà il risultato di questa gara, perché voi siete avvantaggiati dalle grafiche, ma io devo fare tutto sulle note. A proposito di grafiche, tutte quelle che vedete che sto mettendo in questo video per avvantaggiarvi sono in collaborazione con un'azienda che mi ha contattato e mi ha detto: Luca Scomparin, filmmaker e content creator, sei interessato a avvalerti dei nostri plugin, dei nostri template, grafiche, titoli, transizioni, hanno un milione di cose, ragazzi, beh, davvero, non solo perché è in collaborazione, davvero, il pack che sto usando è quello che vedete, quindi non c'è niente di finto. Alla fine del video, perché dovete guardarlo fino alla fine, se vi è piaciuto e volete qualche grafica tipo questa, qui dovrei inventarmi una grafica adesso perché ormai l'ho detto, devo mettere una grafica, va bene, ma tanto il pack è pieno, ci sono icone, ci sono anche tutte le criptovalute, Bitcoin, magari per l'algoritmo, quindi vi lascio in descrizione tutti i link per scaricare sia il pack che sto utilizzando io, che è già uno abbastanza completo perché ha sia grafiche che transizione che titoli eccetera, ma altrimenti potete scorrere tutta la loro piattaforma e sono pieni, pieni di roba. Ma proseguiamo con il video, cominciamo a scrivere il primo ambito, lavoro. Aila, ti confermo che io domani finalmente vengo, visto che non piove domani, in teoria, quindi sicuramente... E il resto sono cose private, basta. Il fatto di avere uno studio a livello lavorativo ti obbliga ad andare in studio se vuoi lavorare. Quindi da una parte c'è la X su contro, perché avere un posto fisso, quindi come lo studio, ti obbliga a dover venire qui a lavorare, a progettare, a ideare, a fare cose, tutto quanto, tutto quello che hai in testa, puoi segnartelo al volo su carta, penna, tablet, telefono, note, però poi di fatto devi venire fisicamente qua per realizzarlo. E questo è un grosso limite, soprattutto per chi magari come noi, o youtuber, o influencer, eccetera, vorrebbe lavorare semplicemente ovunque. E quindi una grossa X per il contro. Ma d'altro canto, fisicamente, parlo della mia esperienza personale, da quando sono qui in studio, un lavoro che prima facevo magari in 3-4 ore, qui mi sono reso conto che l'ho fatto in un'ora, un'ora e mezza. Una volta che ti obblighi a venire qui in studio, quindi fai quello sforzo di contro, poi lavori, e soprattutto alla metà del tempo almeno. Una grande X va anche per il pro. Quindi è produttivo questo posto? Sicuramente è produttivo, ma devi obbligarti a renderlo produttivo. Diciamo che in ambito lavorativo per adesso sono pari. Andiamo con il prossimo. Io parlerei in questo momento dell'economia dei soldi, visto che abbiamo parlato di criptovalute, eccetera, di Bitcoin. A livello economico, anche qua ci sono sia dei pro che dei contro, ovviamente, ma tutta la lista sarà così, con pro e contro, alla fine vedremo chi vincerà. Partiamo dai pro questa volta. La X positiva che mi sento di dare in questo ambito è in realtà grazie proprio al lavoro, perché con il fatto che ci metto molto meno tempo a fare tutti i lavori, quindi montaggi, riprese, poi avendo anche il fondale qui in casa, tra virgolette, è molto più immediata anche tutta la parte di shooting. Quindi avendo più lavori c'è più guadagno e c'è più risparmio, soprattutto di non dover affittare delle sale posa, non dover andare in giro, poi far venire i clienti direttamente qua, ma di questo ne parleremo dopo. La X negativa però è tutto il resto, ovvero comunque necessità di spese mensili,
che siano le luci, che sia internet, i fondali sono costati, l'affitto o un mutuo se è vostro o comunque tutta la fee mensile che avete di questo tipo di locazione è da mettere in conto, l'acqua, il bagno, il riscaldamento, tutto quanto, ed è una grossa, grossa, grossa spesa alla quale mi sento di attribuire 2x rispetto alla x della parte positiva, perché comunque all'inizio è veramente pesante. Perciò secondo me deve essere fatto in un'ottica di investimento, nel senso che investimento, bitcoin, basta, non riesco a smettere, di investimento nel senso che prendi lo studio per acquisire più clienti, più lavori, eccetera, in modo che poi, domani, ma non domani troppo lontano, si spera anche tra pochissimo, cominci a rendere a livello positivo. Ma di sicuro come partenza, perché qua parliamo di pro e contro di aprire un nuovo studio, quindi a livello di partenza la doppia X su spese, quindi su contro, è doverosa. Ora mi sento di parlare di immagine. A livello di immagine, secondo me, ha tutti fattori positivi, perché il fatto solo di avere uno studio permette innanzitutto di essere più credibile, perché il cliente lo fai venire nella tua casa, in camera, in cameretta, è un po' diverso da farlo venire qui, in uno studio dove comunque trasuda professionalità, cioè ti fa capire, adesso a parte gli scherzi, che sei un professionista, che questo qua lo fai di lavoro, tot credibilità, tot affidabilità, quindi posso assegnarti il mio progetto. Posso segnarti il mio progetto, Luca Scomparin, filmmaker e content creator che non sa parlare in italiano. Tra l'altro ho appena fatto, non posso dirlo questo, mannaggia, è un progetto che è nato proprio qui, in questo studio, con una persona famosa. Non posso dire niente, mi sto incartando, ma non posso dire niente. Comunque, cosa eravamo ora? Immagine, una grossa, grossissima X per i pro. Contro non ce ne sono. Adesso arriviamo a una parte che molto spesso non è presa in considerazione, per la salute. Cioè, nel senso, avere uno studio comunque comporta un cambio di routine, quindi di abitudini, sia salutari ma anche fisiche, mentali, notevole. Facciamo un esempio. È ora di pranzo, voi siete in casa, avete appena finito di lavorare, aprite il frigo, volete farvi quella cosa là da mangiare e ve la fate. In studio o no? Quindi o mangiate cibo spazzatura del tipo che ordinate tutti i giorni, pranzo, cena, pizza, kebab, ristoranti cinesi, bitcoin, non c'entrava niente però ci stava nell'elenco. Però capite bene che la salute comincia a venire meno, comincia a essere anche pesante da sostenere questo tipo di alimentazione. Oppure se voi volete venire in studio a lavorare avete bisogno di sapere già una settimana prima quale sarà la vostra alimentazione durante i pasti, cioè dovete prepararvi il baracchino con le cose da portarvi, dovrete avere un fornetto, una macchina del caffè, dovete prendervi l'acqua, dovete ricordarvi di bere perché è molto importante. Io queste cose ve le dico perché mi è capitato uno di questi giorni che sono andato avanti fino all'una di notte circa a lavorare e mi ero reso conto che non avevo né mangiato da pranzo, né bevuto, niente. Mi sono fermato e ho detto così non può andare avanti e quindi ho cominciato a programmarmi tutti i giorni cosa avrei dovuto mangiare, cosa no. Poi certo ci sono gli sgarri, arriva la sera che sei affamato, ti ordini una pizza, è anche figo lavorare con la pizza davanti, però può succedere una, due volte. Quindi a livello di benessere psicofisico, al momento in cui aprite c'è una grossa X sul contro, perché dovete cambiare radicalmente tutte le vostre abitudini. Poi non metto in dubbio che una volta cambiate possono essere migliori, ma la partenza è di sicuro traumatica. Quindi a livello salutare, aprire uno studio ha una X iniziale nel contro. L'ultima voce, ma forse la più importante che mi sento di esplicare a voi oggi, vi sto registrando sempre, sì, riguarda l'ambito delle relazioni. Allora, a livello relazionale di sicuro un pochettino chiude, almeno inizialmente. Poi, sempre per il discorso della salute psicofisica, una volta che prendi le abitudini, poi magari diventa anche più bello, perché il poco tempo che ti rimane a dedicare alla famiglia, alle amicizie, eccetera, veramente è passato con loro. La parte però positiva, come abbiamo appena detto, è proprio il fatto che nel momento in cui tu stacchi, che vai a casa o semplicemente che esci, stacchi davvero. Io prima vi giuro che non staccavo mai, perché col fatto che lavoravo a casa devo fare una modifica, mi chiamava il cliente anche in tarda notte, mi chiamava quell'altro, fai questo, aggiungi grafica, aggiungi titoli, tra l'altro pacchetto di grafiche, titoli, transizioni in descrizione. Io lo facevo
E quindi di fatto non staccavo mai, anche se ero in casa non staccavo mai. Invece qua, avendo diviso casa e lavoro e soprattutto avendo il fisso, che quindi finché sono in studio posso lavorare, esco dallo studio, non voglio saperne di lavorare, io ce l'ho il portatile. Però ho fatto in modo che fosse un portatile semplicemente per svago, per altre cose, poi certo, per le emergenze c'è. Però mi sto obbligando a venire in studio per lavorare per qualsiasi motivazione. Quindi questa sicuramente è una grossa X positiva per la parte di relazioni. Ok, siamo arrivati finalmente alla parte finale del video dove facciamo il resoconto, vediamo chi ha vinto, fatemi solamente aggiungere queste X nella parte di relazioni. Se i calcoli non sono errati, abbiamo 1, 2, 3, 4 X per i pro contro 1, 2, 3, 4, 5 X per i contro. Perché ho aperto lo studio? Sapete perché? Perché ovviamente questa è una cavolata, nel senso non è una cavolata, non è vero, non posso esordire così, con queste massime, non è vero, Bitcoin. Ovviamente è da tarare, è tutto personale. Aprire uno studio è un grosso sacrificio, è un contro, aprire uno studio è un contro, ma una volta che è aperto, io posso fare questo tipo di video. E dai, è fighissimo. Questo è solo un piccolo esempio per farvi capire, per riuscire a passarvi a livello emotivo quanto in realtà sia gratificante questo tipo di cambiamento. I cambiamenti fanno male, dalle chiusure delle relazioni, dalla morte, si può parlare su YouTube di morte, cioè, le persone muoiono, soprattutto in questo periodo, è un periodo veramente difficile. A livello economico, ecco, questo non abbiamo detto a livello economico, sarebbe un altro contro, non aprite uno studio in questo periodo qua di pandemia. Ovviamente con consapevolezza, abbiamo già detto nello scorso video, fai certi passi, li fai con consapevolezza, però la paura c'è. Ma quello che ti torna indietro è bellissimo. E non puoi quantificarlo, non puoi metterlo come X nei pro o nei contro. È una roba che devi vivere e quindi a un certo punto, secondo me, è necessario fare questo tipo di salto, di passare da amatoriale a professionale. Tanti complimenti e basta. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi, sulle solite cose, però cioè, lasciatelo davvero se vi è piaciuto, perché sto provando a testare diversi set. Questo è uno che mi piace un casino. Cioè, il set qui con tutto lo sfondo dietro mi sta proprio di recensioni. Tipo, queste cuffie mi sono arrivate dalla Sony. Sony, grazie per me. Non è vero, ovviamente, però Sony, se vuoi mandarmi delle cuffie, io l'accetto volentieri. Comunque, vi tengo aggiornati su tutto. Bitcoin. Su tutto quello che capiterà, noi ci vediamo sempre come in un prossimo video. No, ho smesso di saper parlare circa mezz'ora fa, quindi ciao, alla prossima.